Io penso che questo possa diventare il governo dell'ingiustizia, perché la flat tax è comunque una legge ingiusta. E guardate, è esemplificativo, devo spiegarlo, con una percentuale, con la stessa aliquota per tutti i redditi, è evidente che chi ha più soldi e viene a mancare quella progressività che è prevista dalla Costituzione. Però non c'è solo questo. Mi pare che sempre di più si sta capendo che per finanziare questa cosa il rischio è che vengano messe in campo iniziative economiche che penalizzerebbero ancora di più i ceti più bassi. Faccio un esempio: la proposta su cui ha lavorato molto il neo ministro dell'economia è quella di finanziare la flat tax lasciando aumentare l'IVA e con l'aumento dell'IVA, ed è evidente a tutti che l'IVA, essendo, cioè spostare dai redditi ai consumi una parte della tassazione. Ed è evidente che in quel quadro sarebbero ancora di più i ceti più medio-bassi a pagare di più. Quindi è un governo ingiusto, il contratto è ingiusto.